È per mezzo delle prove che Dio vincola a sé le anime a lui dilette. Pace e bene. Anche oggi Padre Pio ci esorta, dice, per mezzo delle prove che Dio vincola a sé le anime a lui dilette. Fratelli e sorelle, noi non vogliamo mai le prove, noi vogliamo sempre vivere senza la croce. Ma il Signore ha detto che se vogliamo seguirlo, dobbiamo prendere ogni giorno la nostra croce e portarla. Se vogliamo essere più vicini a Cristo, dobbiamo fare questo. Padre Pio ci dà un grande insegnamento in questo. Lui tutti i giorni ha preso la sua croce e l'ha portata. E un giorno disse: se il Signore non mi avesse crocifisso, che cosa ne sarebbe stato di me? E il Signore mi ha crocifisso e io ringrazio il Signore per questo. Un altro giorno un frate le disse, un confratello che lo vedeva tanto sofferente, le disse: Padre, schiodati un po' da quella croce, dai anche a me un po' di quella croce. E Padre Pio disse: Non posso, non posso. Padre Pio l'ha portata questa croce sino all'ultimo. Allora esorta anche a noi a portare le prove. Ecco perché il Signore dice vincola a sé le anime a lui dilette. Cioè sono le anime predilette. Sono le anime predilette da Dio. Coloro che portano la croce sono anime predilette. E noi diciamo, ma non è possibile questo, la sofferenza. Ma Dio vuole la sofferenza. Dio non vuole la sofferenza, la permette la sofferenza. Ma nella sofferenza si salva il mondo. Nella sofferenza si salvano tante anime, nella sofferenza si aiuta a redimere. Come ha fatto Gesù per noi? Gesù per noi si è lasciato crocifiggere. Noi, dice San Paolo, costiamo il sangue di Cristo. Pensate, Padre Pio, che era cosciente del suo sacerdozio veramente. E diceva: noi sacerdoti amministriamo il sangue di Gesù, il sangue di Cristo, fratelli e sorelle. E allora ecco che il Signore ci ha salvati per mezzo del suo preziosissimo sangue, ci ha salvati attraverso la sofferenza. E allora anche noi non dobbiamo avere paura delle prove. Se siamo cristiani diciamo: Signore, mi trovo in questa prova, mi trovo in questa situazione, Signore aiutami. Ecco, cerchiamo di piantare la croce sul Calvario. Se noi questa croce la mettiamo sul Calvario, allora è santificata veramente. Se noi la mettiamo fuori dal Calvario, non è santificata, vuol dire che noi non abbiamo accettato questa croce. Cioè non abbiamo accettato quello che il Signore ha permesso nella nostra vita. Ma pensate, Padre Pio, cosa avrebbe dovuto dire? Si sarebbe dovuto ribellare. Non c'è stato un giorno in cui lui si sentisse bene, sempre malato, sempre sofferente, crocifisso nel corpo, quei 50 anni di stigmate, che ha portato nel suo corpo, quelle piaghe aperte, quel costato aperto, eppure è andato avanti. E allora poteva dire benissimo lui, noi non siamo capaci di dirlo, quello che dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, anche se ogni cristiano dovrebbe affermare questo, ma noi non ne siamo capaci, San Pio sì, che lo può dire e lo può gridare a voce alta, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Chiediamogli questo favore a Padre Pio. Padre, aiutaci a vivere con Cristo, per Cristo e in Cristo. Pace e bene a tutti.